Perché Fabriano è importante nella storia della carta? Non l'abbiamo inventata noi, perché la carta è stata inventata 200 anni prima della nascita di Cristo dai cinesi. Il 103 è stata data una data, 103-105 è un nome, il Sai Lun in Cina, ma in effetti sappiamo tutti che il Sai Lun è uno scrittore di un codice che ha dato delle regole perché la carta era fabbricata in vari modi in Cina. Non vi faccio menzione storia perché non sono neanche la persona più competente, ma quando è arrivata a noi intorno al 1200 i fabbrinisti hanno fatto tre innovazioni fondamentali: la collatura con gelatina di male, le pile a maglie multipli e la filigrana. Quindi noi siamo importanti, e sarebbe tanto da dire, nella storia della carta per l'innovazione. Ecco, io credo che un mestiere sia importante nel mestiere di salvaguardare la tradizione, ma sia ancora più importante che questo mestiere sia vivo e quindi sia proiettato verso il futuro. Questo è stato sempre un po' il mio obiettivo da quando ho iniziato a fare carta. Bene, una delle innovazioni l'abbiamo fatta con la filigrana e verrà presentata proprio in questo evento, ed è l'integrazione di un'alta tecnologia come la stampante 3D per realizzare delle filigrane. Questa cosa, che può sembrare forse un controsenso, è invece molto, molto interessante, apre nuovi orizzonti, e vi assicuro l'emozione che abbiamo avuto nel formare il primo foglio con un modulo fatto in maniera molto artigianale, vi assicuro, perché c'è stato chi, e non faccio nomi né cognomi, ma Francesco Sforza l'ha attaccato uno per uno questi simboli, è stata una cosa veramente improba, ma abbiamo avuto ovviamente l'esigenza di utilizzare una stampante che non ha le dimensioni adatte per quello che volevamo fare, quindi abbiamo dovuto fare ci siamo adattati. Lo spirito adattamento è tipico dell'artigiano, ecco perché sopravvive nonostante tutto, perché si adatta. E allora questa sarà l'occasione per far vedere come una nuova tecnologia può essere integrata alla tradizione senza svilirla, ma arricchendola, perché questo contrasto che uno può vedere se ha una visione medievale di questo mestiere è secondo me sbagliato. Cioè, non è detto che l'artigiano non debba utilizzare la tecnologia, anzi è per il contrario, l'artigiano deve utilizzare la tecnologia, deve semplicemente mantenere fede alla tradizione nel momento in cui si fa il gesto artigianale. Questo è quello che ci siamo detti, quindi metteremo in mano ai partecipanti del workshop un mezzo ulteriore di sviluppo e vediamo cosa viene fuori. Nel frattempo abbiamo iniziato una produzione molto particolare di fogli realizzati con questa nuova tecnica, e spero poi dia frutti ulteriori e nuovi sviluppi. E io spero che finalmente in questa città, ma generalmente in Italia, si capisca che vinciamo solo con l'alta qualità. Vinciamo solo con l'alta qualità. Se vogliamo uscire da questo impasse, da questa situazione, noi dobbiamo puntare sull'alta qualità, e l'alta qualità è tipica dell'artigianato. Grazie. Grazie.